Allora, revoca della deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 16 giugno del oggetto esternalizzazione servizi di accertamento e riscossione coattiva ICM pregressi. E la revoca della vecchia delibera fatta appunto a giugno, perché questa delibera era stata fatta in via preventiva per mettere al sicuro l'amministrazione nel caso in cui se fosse delegato ad una ditta esterna il recupero dell'ICI pregressa. Noi stiamo riuscendo in questa azione tramite la collaborazione della cooperativa CSC che con una sua incaricata insieme al nostro ufficio tributi sta prima preventivamente avvisando tutti coloro che sono ritenuti evasori di ICI degli anni pregressi, ovvero dal 2007. E in secondo battuto invece una volta concordato, una volta sanata la banca dati emettendo gli accertamenti entro il 12/2012, siccome sta funzionando brillantemente questa operazione, ovviamente con qualche mal di pancia, perché quando si vanno a toccare possibili sanzioni o comunque dei soldi non versati e qualche disappunto e qualche dispiacere lo creiamo, però stiamo quantomeno adempiendo alla richiesta della Corte dei Conti, la quale ci ha sempre sollecitato il recupero dell'ICI evasa e secondo la possibilità di tenere al minimo le quote dell'IMU, della nuova IMU per l'annualità 2012, perché secondo noi è giusto che tutti paghino giusto prima di aumentare ai soliti noti, cioè chi paga le tasse. Ecco, questa è un po' la filosofia che sta dietro questa cosa qua. Abbiamo già un'idea di... Allora, quasi sicuramente il progetto si finanzia da sé, però è meglio non dire gatto fino a quando non ce l'hai nel sacco, aspettiamo il 31/12 con gli accertamenti emessi. Dalle prime proiezioni sicuramente recuperiamo anche di più di quello che ci è costato il servizio, però il dato è ancora troppo prematuro per essere ufficiale. Se vi sono osservazioni? Favorevoli?